Mauro Mantova, vai. Ciao Cruciani. Oddio, è arrivato, è tornato, dai. Mauro Mantova, chi è? Mauro, al solito, chi è? Mauro, chi è? Ma chi è che parla? Ah, sei tu, sei Mauro, sei tu. Io che cazzo che sia? Mauro da Mantova, vai. Oh, la fai stare zitto quella merda umana. Mauro Mantova, ma chi è? Mauro, al solito, chi è? Mauro, vai, forza, sentiamo che hai da dire in questo caso. Mauro, vai. Ma chi c'è? Mauro da Mantova? C'è Mauro da Mantova, l'ha chiamato, vai. Mauro. Dimmi. Eccomi ragazzi, questo video lo devo fare per forza perché non posso non farlo. Dedicato a due testicoli, questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. Andiamo a presentare l'ospite, una new entry per noi, un personaggio famosissimo, Mauro da Mantova, molto conosciuto nell'ambiente della zanzara. Cazzo, che c'è esso? Non avevo mai visto il muso di Spurgottardo. Cazzo, ma che brutto cesso! Ruffini adesso dice ora parlerà di De Benedetti, guarda, ora dice De Benedetti. Ruffini ha appena scritto, ora ma dice De Benedetti. Ma De Benedetti è un assassino! Ma allora messo in galera! Ma perché? Era una bomba quella del papà di Frocia Renzo, perché non è suo padre quello con cui ha vissuto sto coglione. Il suo padre era Riccardo Schicchi, che lo ha abbandonato il 14 febbraio del 1976 a quell'involuto. Radio 24, buonasera. Chi sei, c'è Rosa? Samantha! Ah, è la ora! Prima o poi ti posso fare un giro in moto. Cos'è? Una motocicletta da 190 cavalli. Allora... È andata a 120 all'ora, in 2 minuti vengo io a Milano a scattare quel coglione di Longoni! Tito! Ticcione! Eccolo! Il mio bel pompattolone! Questo è il gatto nero di Pelva, ma è trucidatore. Mauro da Mantova è il più spietato interventista di Radio TV in Italia. Adesso per spegnere, schiaccio ancora sul rosso? Boh. Italiani, conduttori tamarri, abbiamo appena depositato dichiarazione di guerra a Radio 24, alla Zanzara, e la parola d'ordine sarà una solo. Vincerò! Perché di Mauro da Mantova ce n'è uno solo, il nazistello che prende a schiaffi su di loro quel frocetto col cazzetto di Parenzo e gli darà il pesce in faccia al tamarro Cruciani. Vincerò! Siamo al top! Devo ringraziare Andrea Roccabella di questa straordinaria copertina. Applausi per favore, applausi dalla regia, applausi, auto-applausi dalla regia, auto-applausi, grazie. Che ha ricordato come è doveroso che sia Mauro da Mantova, esattamente dopo le parole di Draghi, per chi ascolta questa trasmissione in diretta, dopo le parole di Draghi.